12° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano, siamo al terzo giorno ma in serata e siamo in compagnia di Fabrizio Ferrante. Fabrizio Ferrante, giornalista, animatore di un collaboratore perlomeno, adesso poi ci dirà bene lui, di un giornale online, ePress Online credo che si chiami. Ah, epress.net. Epressonline.net. Sì. Perfetto. Fabrizio è un napoletano, è un radicale napoletano e non so appunto se fa parte un po' della spedizione, tra virgolette, dei radicali, dei compagni dell'Associazione per la Grande Napoli. Comunque ci può dare un po' una lettura anche di questo evento di oggi che ha caratterizzato questo congresso, che è stata questa conferenza stampa, un po' da giornalista? Beh, intanto devo dire che oggi non sono intervenuto, o meglio, ho ascoltato la conferenza stampa da lontano, non ero presente fisicamente qui, però forse credo che sia stato anche meglio, in quanto io sono qui non, cioè eventualmente mi occuperò anche per il mio giornale di questo evento, ma sono al congresso principalmente come militante. Eppure mi ha molto intrigato, quindi più dal punto di vista militante, ecco, che non dal punto di vista giornalistico, mi permetto di rispondere così, poi magari qualche a spizzichi e bocconi posso rispondere forse anche alla tua domanda. Perché io devo dire che non ho sinceramente compreso perché Marco Pannella abbia scelto quest'oggi di intervenire in una maniera così, io ritengo, eccessiva nei confronti di un movimento che comunque nell'ultimo anno ha cercato con larga parte dei propri militanti, non solo a Napoli ma devo dire anche in altre zone d'Italia, di condurre indistintamente le battaglie della galassia. Quindi devo dire che se da un lato posso anche concepire una possibile volontà anche di Pannella e del Partito Radicale di voler suggerire un nome alternativo, perché per esempio io nel mio intervento ho fatto riferimento al congresso dell'anno scorso, quando ci fu una bella sfida fra Marco Cappato e i milanesi che proponevano Lorenzo Lipparini alla segreteria, contro, diciamo, noi all'epoca napoletani sostenevamo, come del resto continuiamo a sostenere, la linea di Mario Staderini, dei dirigenti attuali Radicali Italiani. Parliamo di linea, quindi non parliamo di singole persone, quindi è evidente che se Mario dovesse decidere di ricandidarsi, io penso che l'Associazione per la Grande Napoli, che io comunque non voglio per carità permettermi di ergermi al unico rappresentante, ma immagino che, conoscendo i miei compagni, se tutti quanti terranno fede anche a quanto, perché siamo tutti uomini liberi, ma è chiaro che ci parliamo prima, è chiaro che comunque noi cercheremo di indirizzare questo congresso verso anche una candidatura diversa da quella che può essere Mario Staderini, o anche, come mi sono permesso di dire nel corso del mio intervento, a forme differenti di organizzazione che possano eventualmente, io ho fatto un'ipotesi che era anche venuta fuori parlando con altri compagni a margine del comitato, non quello che si è tenuto prima del congresso, il precedente, ovvero di allargare anche, perché no, la squadra di dirigenti, di eventualmente considerare dei coordinatori in base alle singole campagne. Io penso che questo, che non so se sarà ripreso da qualcuno, l'ho detto ieri, ma devo dire che rappresenterebbe in un momento del genere un modo per, non mi piace usare il termine pacificazione, ma quantomeno per riportare tutti a remare dalla stessa parte. Consentimi un ultimo flash sulla conferenza, però, perché ci voglio tornare, non voglio eludere la tua domanda. Ora io mi chiedo, Marco Pannella sicuramente non è una persona che non ha lungimiranza, non è una persona che non capisce nulla di politica, e quindi io escludo che sia questo il motivo per cui oggi ha creato, io penso, un danno alla candidatura di Rita Bernardini, che è la sua candidatura. Io, da oppositore, tra virgolette, della posizione di Bernardini, io credo che Pannella mi abbia fatto un favore, nel senso che se c'è qualche congressista che aveva un dubbio su chi sostenere fra Bernardini o un eventuale candidato dell'altra linea, ma penso che dopo questo attacco frontale, così violento anche dal punto di vista verbale, perché si è parlato di nulla, di impossibile scissione fra chi è radicale, ovvero il gruppo che sostiene Bernardini, e chi di fatto radicale non è, e quindi non si può scindere i radicali dal nulla. E sono frasi pesanti che evidentemente dimostrano forse
che c'è una consapevolezza che i numeri non sono forse sufficienti a portare avanti una linea alternativa a quella che è stata finora negli ultimi 4 anni la linea di Radicali Italiani, e quindi forse sta affiorando un po' di nervosismo che può aver portato a questo colpo di teatro che io ritengo assolutamente inconcepibile, e forse la prima volta in cui effettivamente Pannella, si era detto allo scorso comitato che non si poteva parlare di un Pannella divisivo, ma oggi Pannella la divisione l'ha fatta lui fra chi è radicale e chi non lo è, e quindi credo che ci si debba interrogare anche su questo, voglio dire, no? Sì, molto chiaro. Fabrizio, questa serie di interviste che abbiamo fatto in questo congresso l'abbiamo aperta, se non sbaglio è stata una insomma tra le prime, con Silvio Viale. Silvio Viale che ha parlato, delle parole abbastanza incisive, di un partito radicale transnazionale che così come va cambiato perché è obsoleto, e quindi mettendo in campo l'ipotesi della necessità di una rivisitazione completa di questo assetto della galassia. Qualcuno ha parlato anche di nebulosa, ho sentito negli interventi. Ecco, tu che cosa ne pensi? Allora, io intanto, non essendo iscritto al partito radicale transnazionale, posso dire cosa ne penso, ma mi rendo anche conto che faccio una piccola invasione specialmente in questo. Perché uno che non è iscritto non si può. Ci mancherebbe. Benissimo, ok. Io credo innanzitutto che il partito radicale transnazionale, non avendo attualmente, a parte un tesoriere che era dimissionario ma che adesso sembra non lo sia più, di fatto dopo la dipartita del nostro compagno Sergio Stanzani, che mi fa piacere qui di ricordare, io ho avuto modo di conoscerlo seppur visto poche volte, ma ho potuto constatare la grandezza umana prima ancora che politica, che conoscevo anche senza conoscerlo personalmente, di Sergio Stanzani. Non essendoci cariche di fatto pienamente operative, a parte un tesoriere che forse c'è, forse no, credo che il miglior modo sia per fare un servizio agli iscritti del partito transnazionale che all'intera galassia, e anche mi permetto di dire per ricordare la memoria di Sergio Stanzani, sia quello di rispettare lo statuto del partito radicale transnazionale, che prevede la convocazione di un congresso entro dicembre di quest'anno, perché dovrebbe essere, se non sbaglio, ogni 2 anni, ma vado a memoria, ma credo che sia così, e a dicembre, massimo per dicembre, dovrebbe tenersi questo congresso, che secondo me è condizio sine qua non per poter poi parlare di un futuro del partito radicale transnazionale, perché si possono avere delle proposte che per esempio io ho sentito anche interessanti proprio di Antonella Soldo, che mi ha preceduto, che più che essere una proposta sua, lei è andata un po' a risentire i congressi degli anni passati, ha tirato in ballo nel suo bellissimo intervento la storia, il perché ci fu l'investimento anche economico del partito radicale nel far nascere Radicali Italiani, perché si è pensato che forse capovolgere la logica della galassia, mettendo magari al centro il locale per poter poi far partire un messaggio transnazionale, fosse proprio la ragione principale per cui Radicali Italiani è nata. E in effetti, se volessimo ancora dare attuazione ulteriore a questo principio, che contemplerebbe sempre la galassia, credo che Paolo Izzo abbia detto delle cose importanti nel modo in cui egli ha descritto l'interazione che ci deve essere fra le associazioni territoriali, che non ci dimentichiamo, fanno capo, almeno io parlo della Grande Napoli, ma immagino che sia un po' così anche per le associazioni di tutta Italia, fanno capo comunque allo statuto dei Radicali Italiani, ma anche a quello del Radicale Transnazionale. Quindi è importante che Paolo Izzo abbia sottolineato la necessità di dare anche per esempio un contributo fattivo anche al singolo militante che decide per esempio di iscriversi a una o due associazioni territoriali, scalando dalla quota di Radicali Italiani quell'importo che quindi può restare eventualmente come surplus anche nelle casse delle associazioni, o semplicemente se non volessimo parlare di una distribuzione postuma, che potrebbe magari anche essere complicata anche nel modo in cui uno e nei tempi in cui si deve iscrivere alle associazioni, però magari può rappresentare un piccolo risparmio per il singolo militante. Come faceva notare qualcuno stamattina, se noi vogliamo provare ad attirare un pubblico giovane, un pubblico in brutta parola, che in questo caso una militanza, una nuova forza militante giovane, e che evidentemente con la crisi che c'è può anche avere dei problemi economici, magari se 200 euro possono sembrare tante, magari possono sembrare 100 più appetibili, magari provare a trovare degli altri strumenti per avvicinare i cittadini. Stai parlando della mozione particolare che ha proposto Matteo Mainardi
di dimezzamento della quota. E io credo che sia un'ipotesi su cui si può tranquillamente almeno cominciare a pensare, perché vedi, io ricordo il motivo per cui Radicali Italiani, Marco Pannella ce l'ha più volte spiegato, e non solo lui, insomma, che comunque il costo alto della tessera ha una doppia valenza, ovvero che c'è sia il motivo per cui evidentemente la politica ha dei costi, e quindi chi vuole fare politica deve sapere anche che ha dei costi, la militanza ha dei costi, ma oltretutto un partito come quello radicale, un movimento come quello radicale, sarebbe evidentemente facilmente scalabile anche da una sezione del Partito Democratico che decide eventualmente di fare un'OPA, e quindi insomma è chiaro che c'è anche una valenza strategica la cosa della tessera, perché noi sappiamo anche bene che Radicale è chi paga la quota, e quindi è evidente che un suo senso ce l'ha, ma io credo che guardando in giro il mercato della politica, 100 euro comunque sia una quota alta, guardando i partiti di massa che le tessere danno quasi come quelle del supermercato per varie ragioni, e quindi già avrebbe un suo peso, altrimenti, ma questo non è neanche compito mio, non ho questa competenza, pensare a un'eventuale differenza in base a degli standard tipo l'età, o tipo magari non si può chiedere lo stato patrimoniale, ma voglio dire qualche criterio oggettivo per distinguere una persona che è un indigente da uno che magari sappiamo che ha 3-4 redditi, no, non è che ci voglia poi tanto, basterebbe volerlo fare, e basterebbe anche eventualmente sapere come farlo. Evidentemente non so se c'è volontà di volerlo fare, non so se poi lo si vuole anche fare questo. Fabrizio Ferrante, grazie di questa tua intervista, ripetici dove possiamo leggerti. Allora, io sono uno dei cofondatori in realtà del sito www.epressonline.net, mi occupo sia di pezzi generalisti, ma visto che questa è una TV radicale ancorché inufficiale, il vecchio... No, questa è una TV che con il partito non ha nulla a che vedere, poi ha alcuni redattori che sono radicali, altri meno, altri lo sono stati, e se ne sentono ancora, insomma. Ti ringrazio di questo, ma io in ogni caso, per la precisazione, ho anche un blog, una rubrica su questo sito che si chiama Il Radicale Libero, il nome credo che sia tutto un programma, vi invito quindi ad andare a leggerla ed eventualmente anche a darmi suggerimenti, critiche o perché no qualche apprezzamento ogni tanto. Grazie a Fabrizio Ferrante. Grazie a voi.